Benvenuti in un nuovo video. Da come avete letto al titolo, oggi faremo un video unboxing con un video unboxing di All Supplement e di Prodis. Prodis ho fatto l'ordine 2 settimane fa sicuro, e infatti è l'ultimo che vi faccio vedere perché oggi è arrivato quello di All Supplement, quindi sono troppo curiosa di vedere tutti i prodottini. Infatti ce l'ho qui, ancora non lo apro perché Bartolini è arrivato da un'oretta. E ovviamente stavo rompendo tutto. Allora, non ho fatto un grande ordine perché comunque, cioè oddio, un bel po' di cose le ho prese, ovviamente, però ho preso principalmente novità, ma dopo quante cose? Novità, e poi ci sarà un altro ordine con altre novità. Allora, la prima cosa che vedo è ovviamente un budino, che sapete che io li amo. Eccolo qua, dove sei? Questo è caramello ed è buonissimo, io lo adoro, della Hermann. Stanno anche in offerta, ve li straconsiglio. Pensate che per 200 grammi hanno 20 grammi di proteine, ma voi potete anche dividere il budino tranquillamente. Poi un'altra cosa che vedo è questa qui. Ho visto che molte persone tipo hanno, cioè tipo una ragazza ha detto no, devi prendere la rosa, ma io raga sinceramente sul sito non l'ho trovata, ma forse scema io, o ancora tipo non arriva, non lo so. Infatti l'ho vista in tantissime storie, ma io sinceramente non l'ho trovata, però ho voluto prendere questa qui della Nocco Lemon del Sol. Caffeina, vabbè. Ed è questa qui, sono queste bevande con 100% ml, quelle là con 4 calorie, basso contenuto di zucchero. Quindi le ho volute prendere perché queste cose sono sfiziose, specialmente mo con l'arrivo dell'estate. Poi ho preso queste, ovviamente ho preso, sì, mi danno fastidio i capelli, scusatemi. Ho preso varie cose per fare i video. Queste qui della Why Nature schiacciatine proteiche con olio d'oliva. Queste sono quelle là naturali, le vedrete in un video. Poi me le ho tutte schiacciate. Queste qui al rosmarino. E l'altra, eccola qui, allo pomodoro. Ovviamente questi qua sono low carb, però poi li vediamo. Sì, low carb, sì, li vediamo un po' più là in un prossimo video. Madonna, raga, questa mi ispira tantissima, tantissimo, che è oggi. Energy in cake, cookies and cream. Questa è una novità, però sto aspettando anche le altre sorelline. Eccole. Poi questo qui che è un brownie, protein brownie, della Nature. No, Mutant. Mutant. Comunque questo qui. Sono troppo curiosa di provarle. Poi ho preso questa che raga, cioccolato e cocco. Adoro. Eccola qui, sapete che queste barrette mi piacciono tantissimo, della Crunch Warrior. Eccola, l'abbiamo provato anche nel video, mangio per 12 ore solo barrette e mi raccomando andate a vedere quei video, perché se siete come me che vi piacciono le barrette, ma state sempre nei siti, oddio quella secondo me non è buona, no quella è buona, quella mi ispira, quella non vi ispira. Per evitare tutti questi dubbi, tutte queste domande, vi consiglio di andare a vedere quei video che secondo me sono molto utili, no perché sono i video che ho fatto io, però secondo me vi possono aiutare con un po' i video assaggi. Però ovviamente oltre ai miei video sapete che su Instagram GiuliaMiFit potete scrivere sempre, io vi rispondo per consigli e non, sapete, questa cosa la ripeterò all'infinito. Poi ovviamente spero che non si sono rotte, oh, qualcuna sì, ho preso l'oro della Ciao Carba, della Protopasta 60% protein. Sono queste sfoglie per la lasagna, eccole qui, oh. Mamma mia raga, mi ispirano tantissimo. Costano, le ho pagate se non sbaglio all'incirca sui 4-5 euro, però ci tenevo a fare un video, quindi vediamo un po' come sono. O farò un video che poi facciamo un mukbang, non lo so cosa farò. Poi ovviamente, vabbè, ho preso quella, questa qui della PKDio, della Smart, PHDio, della Smart Salted Caramel. Ho fatto il video di questo e sapete che mon amour. Meraviglio di me stessa. Poi ho voluto prendere, le voglio prendere tutte. Ok, queste protein bar della Barebello.
Barebels e una O, una S. Vabbè raga, comunque queste ve le faccio vedere, che vi voglio fare, non so, fatemi sapere voi se volete un video assaggio a parte o proprio, perché visto che le ho prese tutte, ce ne sarà sicuramente qualcun'altro, le ho prese tutte di questa linea, se volete un video proprio a parte della linea oppure volete che le provo dentro ai video delle 12 ore, quindi fatemi sapere, che mal che vale inserisco tutte quante là e le proviamo proprio meglio, cioè come si deve. Questa qui è gusto caramello, poi gusto hazelnut e nougat. Vabbè, questa mi piace tantissimo la consistenza, questa. Poi vabbè, questa che è cocco, adoro. Questa è salt peanut, quindi albero d'arachidi. Poi ho preso quest'altro qui che mi mancava per fare il video, gusto cacao. Questo è della Proto Max Ciao Carb, tipo savoiardi. Sì, me lo rompevo pure. Poi ho preso questo qui, takeaway, che sono le nuove proteine. Cioè, non sono nuove già, cioè erano sul sito. Però sono usciti vari gusti nuovi. Un po' sporchi. Vabbè. Questo qui, whey protein lemon ice cream. Adoro, limone. Ovviamente queste sono whey normali. E quindi le proveremo insieme. Raga, non vedo l'ora, c'è il gusto limone. Poi vi spiego perché. Cioè, volevo fare, tipo, visto che ho tanta farina comunque aromatizzata e sapete che io amo le farine di Prozis al limone, yogurt al limone, lemon peel. Sì, ho il pacco lì di Prozis che poi dopo vi faccio vedere. Ho voluto prendere anche le proteine, che mal che va, una mattina voglio un apporto proteico in più, voglio fare pancake proteici, non lo so. E voglio consumare anche comunque tutta la farina d'avena che ho, faccio un mix e voglio provarla anche così. Poi queste che dovevano arrivare per il video di ieri, cioè la 24 ore, ma non fa niente, ho preso questo wrap della Daily Life. Della Daily Life. Troppo buoni raga, già provati, buonissimi. Eccola qui la mia adorata pizzarima fit, che sapete che io la amo ed è arrivato giusto in tempo perché adesso finisco l'unboxing e vado a prepararla. Questa è anche la fame che mi fa parlare, perché così vi registro anche il video mukbang dove rispondo alle vostre domande. Oggi super produttivo tra tesine, esame della maturità, sto preparando gli argomenti, unboxing, video. Sono svegliata alle 5 per dirvi. I pensieri non mi fanno dormire più. E poi ovviamente io amo, non so quante volte l'ho ripresa questa barretta, le barrette della Self. Mi piacciono tantissimo. Gusto lemon cheesecake e gusto hazelnut cake, che mi hanno detto che è buonissima. Quindi adesso un parolone, riordino di tutto, vabbè non sono tanti prodotti, ve l'ho detto, ho preso giusto i prodotti nuovi, ho preso infatti tutte novità, cose che non avevo mai provato e qualche sfizzetto. E quindi adesso vi faccio vedere l'unboxing di Prozis. Allora, io ho fatto l'ordine di Prozis, Io ho fatto l'ordine su Prozis principalmente per una cosa, chi mi segue dai video lo sa, che stavo per uccidere la mia bilancia perché mi dava problemi. Molti di voi mi avete detto, secondo me vedi che è un problema di pile scariche. No raga, non erano le pile, perché le avevo cambiate proprio da una settimana, quindi non erano le pile. E non so perché raga, pure il tasto si bloccava. Io veramente ogni anno devo cambiare una bilancia e quindi ho detto basta, devo prenderla una, la prendo digitale e la prendo su Prozis. Poi raga, sinceramente per 10 euro conviene mo, per quanto dura, ma che già che mi dura un anno, già se mi dura un anno è assai, va bene. Ed è questa qui di Prozis, colorazione bianca. Ci sono anche le altre che principalmente penso che hanno la stessa funzione, solo che chi è nera, chi è rossa, chi è argento, le varie colorazioni, io mi trovo bene. Si usa semplicemente, vabbè raga, premete on, mettete che ne so una ciotola sopra, poi ricliccate on, si azzera e fate tutto il procedimento. All'interno già arriva con la pila, quindi sinceramente il prezzo è ottimo, poi 10 euro ci sta, quindi era inutile fare un ordine. Ovviamente quella è la scusa, è buona per prendere farine, ops, spoiler, e altre cose.
Quindi ho detto, visto che 10 euro, no, che faccio? Faccio 20 euro? No, comunque ho speso 35 euro per rendere l'idea, perché di pagare già quei 3 euro, 4 euro, 5 euro di spedizione non mi andava bene. E quindi ho preso. Allora, sapete che io con le farine di Prodis non mi trovo tanto bene, però con alcuni gusti per me hanno vinto loro. Tipo gusto, questa qui, oatmeal più whey protein, gusto lemon peel. Raga. Per me questo gusto è il più buono delle oatmeal più whey protein, mi fa impazzire, io lo amo e a volte la mattina quando mi sveglio con la voglia di qualcosa di un pancake al limone, loro hanno vinto perché non sanno di chimico, sanno proprio di limone, quindi mi piace troppo anche la consistenza che dà al pancake, almeno sapete ovviamente che faccio, prendevo quella da 400 grammi, no, un chilo e sto a posto. Poi ho voluto prendere tantissime mini taglie. Prodis l'ho sempre adorato anche per le mini taglie, che prima di acquistare comunque un prodotto che costa 14 euro una farina, visto che ultimamente hanno alzato un po' i prezzi birichini, oltre che l'abbigliamento, mamma mia, non si può neanche più mettere le mani, ma proprio anche con le farine, di poco, ma il prezzo è aumentato, ma vabbè. E quindi ho preso un po' di mini taglie, sinceramente mi sono sbizzarrita. Non vi dico quando arriveranno quelle di yogurt al limone, ma ok. Un altro tipo di farina, vabbè, che mi piace anche questa qui, oh. Questa è farina d'avena normale, no, integrale, perché ho oats instant ed è cookies. Ho preso tre confezioni perché sapete che di questa linea qui cookies mi piace tantissimo, ma ci sarà sicuramente qualche altra confezione. Come di questa linea qui mi piace tantissimo anche yogurt al limone, che mamma mia, raga. Quante ne ho prese? Tantissime. Eccole qui, oh. Allora, lemon, no, che ho detto, sì, yogurt al limone, sono queste. Sono queste qui, oh. Queste monotaglie. Queste mini taglie sono buone, comunque sono 30 grammi, quindi ci sta. Anche tipo, che ne so, andate da un parente, a volte ci sta, mi dicono, oh, mi fai provare un pancake, quindi sono comode queste mini taglie sfiziose. E ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 confezioni, ma tranquilli che una sicuramente riuscirà. Allora, poi ho voluto prendere, e anche quella è farina normale, non integrale, invece quella lì che è integrale e in più c'è all'interno anche le proteine, è questa qui, oh, perché all'interno c'è scritto, cioè la dicitura è Oats e Whey, Instant e Whole, Chocolate e Cocco, cioccolato e cocco. Questo gusto mi sembra che non l'ho mai provato, quindi sinceramente mi trovo a fare l'ordine e l'ho voluto provare. Anche per dargli una speranza in più, mi sembra. No, ok. Tre confezioni, eccole qui. Queste qui sono quelle là integrali perché c'è scritto wall, non so come si pronuncia. Vabbè, comunque, quando trovate quella dicitura, sono integrali perché me lo chiedete spesso. Poi un altro gusto che delle farine di Prozis, specialmente queste qui, non mi dispiace, è il gusto fragola, però non mi fa impazzire, però quando ne ho voglia ci sta. Ed è questa qui, sempre lo stesso discorso, integrale con proteine, strawberry e crema, quindi fragola e crema, due confezioni. Ma ce ne sarà anche un'altra, infatti eccola qui, tre. Poi ho voluto prendere un po' di novità, di solito c'era di questa confezione qui, io ho preparati per i pancake, invece stavolta sono usciti anche di quest'altra linea qui, cioè io la chiamo linea rossa, io chiamo busta colorata e busta rossa per intendere, sono questi protein pancake instant. Ho voluto prendere cioccolato e cocco, sono andata un po' sul sicuro, sincera, però mi piaceva di provare comunque questa nuova formulazione. Eccole qui, se vi può interessare fatemi sapere se volete tipo un video assaggio in cui le proviamo e vi dico, fatemi un po' sapere giù. Poi ho voluto prendere queste qui protein pancake, raga, yogurt al limone, eccola, sono 9. Protein pancake instant, gusto vaniglia e cioccolato. Eccole qui due. Queste qui sono da 25 grammi, i preparati per i pancake. Poi altre due, questo gusto mi ispirava, protein pancake, questo qui invece è protein pancake,
come questo qui alla vaniglia, perché c'è solo instant pancake e anche protein pancake. Dove trovate protein pancake, ovviamente ci sono all'interno le proteine, come in questo caso gusto salted caramel, due confezioni. Comunque raga, prima di, se avete comunque, cioè è buono che questo Produce dà questa possibilità, prima di acquistare le taglie grandi, pure di una cosa che vi recensisco io, prendetevi le mini taglie, che poi se vi piace fate un altro ordine. E infine, come omaggio, ho preso queste due barrette zero snack gusto chocolate brownie, molto buone, da 35 grammi. Ho provato un bel po', io sto parlando da stamattina, quindi per dirvi, io spero quindi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere tutto giù nei commenti, io vi leggo sempre, e niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!